Ciao a tutti amici, siamo di nuovo insieme per rivedere gli spot che vi sono piaciuti di più nel mese precedente e per leggere insieme i commenti che avete lasciato. Vi ricordo che il sito internet è www.spot80.tv, andatelo a visitare, troverete un sacco di materiale. Se avete necessità di fare ricerche sul tema oppure semplicemente volete rivedere gli spot che vi piacevano quando eravate piccoli. Ma cominciamo subito con i più bei commenti che sono arrivati nel mese di ottobre 2022. Guardiamo gli spot e poi leggiamo i commenti che sono arrivati. Il primo è quello del 1985 per Gocce di Napoleon, che è uno spot che vi piace sempre. Tutte le volte che lo ripubblico, questo è una sorta di bellissimo, il bellissimo di Spot 80, ci sono sempre tanti commenti e tanto entusiasmo. Direi che però devo togliere, scusate, il countdown, ecco perché non c'è countdown in questo caso. Gocce di Napoleon 85, eccolo. Gocce di Napoleon su di me. Per una pioggia di emozioni. Oh, allora andiamo a vedere un po' i commenti. Ecco qua, allora, non si vedono molti, mi rendo conto che sono un po' piccolini, ma ve li leggo io. Innanzitutto un saluto a Fiammetta Camelio, che è sempre molto presente tra le persone che commentano gli spot di Spot 80 e lo fa anche con ricchezza di informazioni. E dice, era delizioso, ben riuscito, il riferimento al musical era ben riuscito e anche quello cinematografico ai film americani con la tecnica mista alla Mary Poppins, diciamo, da Mary Poppins in avanti, quindi quella tecnica in cui da gli attori umani si mescolano e interagiscono con i cartoni animati, cosa che si è vista molte volte. In altre situazioni mi viene in mente il più clamoroso degli anni 80 e 90, che ha incastrato Roger Rabbit. Vedi la voce scena con i pinguini e Dick Van Dyke, esattamente. Mi piaceva tanto come spot, ma non solo Fiammetta ha commentato così, anche alla Barda Spaziale, uno degli spot più belli in assoluto. Vito Top, che belle le pubblicità di una volta, beh questo è abbastanza generico, però insomma. È legato anche a questo spot. Daniela Piaser, la canzone ancora fissa nella mia testa, che tra l'altro era ispirata a certo, naturalmente posso ricordarmelo al volo. Rain Keeps Falling on My Head, vediamo se trovo qualcosa al volo. Sarà questa, qualcosa da Wikipedia, ok. Ah, una canzone di Burt Bacharach, pensa te. Però se lo trovi in italiano forse anche meglio. Ecco qua. Una canzone del 69 scritta da Burt Bacharach per il film Butch Cassidy, che non ho mai visto. Potrebbe essere una buona occasione per approfondire. Il brano nella versione eseguita da B.J. Thomas ottenne anche un Oscar per la miglior canzone alla cerimonia del 1970. Nel 70 sempre arrivò anche nella classifica Billboard Hot 100 nel... al primo posto, tradotto in italiano da Cristiano Minellono, quindi insomma mica cotiche. Gocce di pioggia su di me, la canzone è diventata anche colonna sonora di molti film, bla 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 bla, anche in Grey's Anatomy, Gocce di pioggia su di me, quindi cioè era inevitabile che venisse usato per uno spot profumo che si chiamasse Gocce. Vediamo un po' se riesco a beccare qualcosa di interessante. Però questo è della Vanoni, vabbè. Ti piace su di me. Vedi? Già. Era sereno fino a due minuti fa. Poi chissà com'è. Ok, va bene, questo l'abbiamo capito, però l'originale, adesso a questo punto vi faccio sentire anche questa, perché... track, cerca... Ah, questa qua, sì, eccola. Questa è l'originale.
the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some. Va bene, grazie, grazie. Torniamo a noi. Grazie per i commenti. Ultimo commento, vabbè, Thomas Lay, mamma mia, l'avevo rimossa, ma mito. E poi Manlio Cassarà che dice il mio primo vero spot della mia infanzia. Quindi sì, è vero, comunque veniva mandato in onda veramente un sacco, gran rotazione. Va bene, prossimo spot, Milton sterilizzante per l'anno 1987. Fin dalla sua prima poppata, il bimbo ha bisogno di protezione. Puoi usare anche a casa tua la protezione Milton. E non solo per sterilizzare poppatoi e tettarelle. Milton protegge dalle infezioni con sicurezza. Protegge dalle infezioni con delicatezza. Per la protezione dei tuoi piccoli e dei tuoi grandi, puoi usare Milton in casa. Milton protegge dalle infezioni. Leggere attentamente le avvertenze. Va bene, allora leggiamo un po' di commenti anche qui, scusate, le scritte sono un po' piccole, sto cercando di migliorare un po' la visualizzazione, ma non ho ancora raggiunto un qualcosa che mi vada bene sempre. Ma ci proviamo lo stesso. Allora, Fiammetta. Allora, breve ricordo familiare, il metodo Milton per sterilizzare biberon e tettarelle effettivamente entrò nella mia famiglia a metà degli anni 70. Venne presentato a mia madre, che aveva da poco partorito in ospedale. Notare il riferimento all'infermiera a inizio spot, giusto? Vediamo se riesco a rimandare lo spot in video. No, così, così, ta ta ta. Ecco, questa è la foto dell'infermiera, l'immagine dell'infermiera, giusto? Il disinfettante per alimenti dello stesso marchio mi fa pensare invece all'attuale Amukina, che nei supermercati ai giorni nostri viene presentata anche come disinfettante per alimenti, con tanto di depliante informativo, corsi e ricorsi storici. Allora, io ho fatto un po' di ricerche nel frattempo sul Milton, cose farmaceutiche, cose farmaceutiche, tra l'altro una definizione molto puntuale, molto, molto tecnica, no, perché se voi ci fate caso, il logo Milton nella scatola è assolutamente simile, vediamo un po' se riesco a trovare, etichetta. Andiamo a leggere, fermati, vi ho già spoilerato quello che viene dopo. Andrea Rasero, o Rasero, o Rasero probabilmente, che mi cita Stefano Nosei, che al tempo faceva era uno dei comici di Telemeno, che era questo programma che andava in onda su Odeon TV, e faceva una scenetta che si chiamava Dr. Spot, che io adoravo, non so perché. O meglio, al tempo non riuscivo a capirlo, però il fatto che in qualche modo richiamasse la pubblicità per me era qualcosa di clamoroso, soprattutto lo faceva durante un programma. Al tempo era quasi un tabù fare nomi di
di marchi durante un programma televisivo, salvo poi fare pubblicità occulta mostrando i loghi, ma comunque non si faceva. Invece lui li faceva, o magari li faceva storpiandoli, e quindi era qualcosa di incredibile per me, e mi faceva molto ridere anche le storpiature che tirava fuori. E quindi Andrea riporta una delle sue battute: omelette, il meglio di un uovo, che era appunto la storpiatura di questo spot. Io purtroppo quella gag non l'ho trovata, ne trovate molte altre, se cercate Telemeno, Odeon TV, Stefano Nosei, le trovate su YouTube, ma questa no. Va bene, andiamo avanti, grazie Andrea per questo commento. 1988 per Negroni Salumi, eccolo. Quante stelle? Sai che le vendono? Ah, scommetto che le hanno comperate tutte. No, se facciamo in fretta ce n'è una anche per noi. Eh sì, ci sono stelle che fanno gola a tutti, come il Negronetto, un sapore che non puoi confondere. Ma sono tante le stelle Negroni. I prosciutti cotti, ad esempio, morbidi e gustosi. Allora, hai scelto la nostra stella? Qua giù o lassù? La stella di Negroni vuol dire qualità. Andiamo a leggere un po' di commenti su questo spot. Eccolo qua. Allora, Fabio Giuseppe Cafagna dice: la voce di sottofondo era quella che per prima si sentiva negli spot di Italia 1. Tu ti riferisci a Fabrizio Casadio. Non è vero. Anch'io all'inizio mi sono fatto trarre in inganno, ma in realtà non è lui. La voce che si sente all'inizio è quella di Roberto Pedicini, cioè la voce di Kevin Spacey. E abbiamo, credo, una controprova. Signor Presidente. No, questa è la mia dichiarazione d'apertura e la porterò fino in fondo. Non ho ancora finito, signore e signori. Voi mi accusate di infrangere le regole, ma vi dico che io gioco sempre secondo le regole. Va bene, abbiamo capito. Quindi è assoluto, secondo me, al 99% era Roberto Pedicini. Che ha fatto anche un sacco di altre cose, non soltanto Kevin Spacey, però naturalmente Kevin Spacey in House of Cards è quello forse più rappresentativo degli ultimi anni. Poi dice anche Fabio, torniamo al commento, please, eccolo qua, la voce di sottofondo, il ragazzo più giovane è doppiato dallo scomparso Paolo Torresan, voce storica di Goku, di Grisù, il draghetto e Arin di Danguard. Vero, sempre dal mondo dei doppiatori di Antonio Genna, antoniogenna.net, cui attingo spesso e volentieri, abbiamo un estratto dal libro della giungla in cui Paolo Torrisi, che al secolo era Maurizio Torresan, doppia Mowgli. Per prima cosa volevo dire grazie a tutti per essere venuti qui a salutarmi. Dopo aver riflettuto per giorni e giorni, alla fine ho preso la decisione di andare al villaggio e di seguire il consiglio che mi aveva dato Akela prima di morire. Ricordo ancora le sue parole. Devi ascoltare la voce che parla dentro di te e che ti indica il sentiero che dovrai seguire. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Sempre guardando i commenti, eccolo qua, allo spot Negroni, ne sono arrivati parecchi e la cosa mi ha anche stupita. Però probabilmente non dovrò stupirmi più di tanto. Daniela Piaser dice: e che caspita, ero pronta a cantare la canzone Mi hanno fregato. La canzone che dice Giacomo Lorenzetti è: le stelle sono tante, milioni di milioni, giusto. E noi, che naturalmente non possiamo sottrarci a questa ricerca di informazioni e di musiche, vi facciamo ascoltare il jingle originale, che è tratto da uno spot dell'83 di Negroni, tra l'altro in periodo natalizio, quindi ci siamo, perché parla dello zampone o del cotechino, adesso vedremo, ed è in puro stile Carosello, è una roba incredibilmente ancora agganciata a quello stile. Anche se è un 30 secondi, anche se io qua leggo un minuto, possibile? Un minuto, 60 secondi? È un 60 secondi, non me ne ero neanche accorto. Quindi a maggior ragione molto molto legato allo stile Carosello, perché dall'80 all'85 ancora si facevano spot estremamente legati allo stile Carosello. E quindi, eccolo qua, guardiamocelo, 83 Negroni Salumi, Natale, vuoi. Negroni sulla vostra tavola con i classici zamponi e cotechini precotti in confezione lampo. Basta cuocervi circa 20 minuti nel loro involucro sigillato
per ritrovare tutta la stuzzicante ghiottoneria della qualità Negroni. Zamponi e cotechini tradizionali Negroni, da cuocere con tutte le regole dell'alta gastronomia per far risaltare tutta la vostra abilità. La fantasia dei salumi da cuocere Negroni, zamponi, cotechini, salsicce, salamelle, verzini, per il classico gran misto alla lombarda Negroni. Negroni anche sulla tavola dei più pigri, con le confezioni di zampone già cotto, già affettato, pronto da gustare, per constatare che Negroni firma solo la qualità. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni. Negroni! Vuol dire qualità! Eccolo qua, questo è proprio il jingle originale che ci dice, andiamo a leggere un po' di commenti, eccolo qua. Giacomo Lorenzetti chiede: sapresti chi è che canta il jingle, le sede sono tante, bla bla bla. Sì, in realtà ci risponde Fiammetta Camelio, che come dicevo prima è un po' la nostra commentatrice più esperta. Il simbolo della stella e soprattutto il jingle, che nello spot dell'88 è solo accennato, ma lo abbiamo risentito dallo spot dell'83. Il jingle era opera di Pier Emilio Bassi. Allora, Pier Emilio Bassi, io ho cercato su Wikipedia molto semplicemente, era un compositore che faceva altre cose, però ha fatto anche qualche jingle per la pubblicità. Si citano Bialetti, forse Paulista, e anche, faccio prima andare a controllare, scusate, vediamo un po' qui, Pier Emilio. Eccoci qua. Allora, Pier Emilio Bassi, nato nel 1920, mancato nel 2009, compositore per la televisione, in particolare jingle pubblicitari, Plasmon, Bialetti, Salumi, Negroni. Poi fu anche l'inventore dell'Ambrogino d'oro, dopo aver lavorato per lo Zecchino d'oro per un po' di tempo. E poi vabbè, insomma, tutto il resto lo potete vedere sulla sua pagina Wikipedia. Più recentemente ringraziamo, insomma, grati a Negroni, perché ha continuato a utilizzare questo jingle, che ancora oggi viene usato in televisione, ma nella versione reinterpretata da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Una delle più riuscite reinterpretazioni, a mio parere, dopo quelle un po' così così, soprattutto la prima, perché questo approccio è in piedi, diciamo. Questa reinterpretazione è stata iniziata nel 2015 con Mario Biondi, ma non rendeva assolutamente bene la sua voce su un brano del genere. Andate poi su internet, sul canale YouTube di Negroni, per averne conferma, perché è pubblicato, ma anche una reinterpretazione in chiave rock da parte di Noemi, che era discreta, ma comunque non al livello di quella che poi è stata fatta in maniera molto emozionale, non tanto come interpretazione ma proprio come riarrangiamento del brano, da parte di Federico Zampaglione. E quindi ce lo rivediamo subito, appena trovo il pulsante giusto per far partire il video, che dovrebbe essere F4. Eccolo. No, vedi? Eccolo. Sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni. La stella vuol dire qualità. Se è Negroni, si sente. Va bene, e quindi questo. Andiamo avanti con lo spot del Brufosil Idim, crema antibrufoli del 1986. Che brufolo! Ehi, Doc, è successo un'altra volta. Allora, qui ci vuole uno degli specifici di Idim, Brufosil. Una linea di prodotti studiata apposta per i problemi delle pelli giovani. Usa il lavaggio, la lozione e la pasta Brufosil e vedrai i risultati. Brufosil, fine del problema. Allora, questo è uno dei tanti casi di meteora pubblicitaria, perché il prodotto, la marca, diciamo, non ha avuto tutto questo successo,
ma lo spot nemmeno, nel senso che non è stato mai più riproposto, nessuno se lo ricorda, ma siccome ha questa ispirazione fortissima a Ritorno al Futuro, che invece è stato di grande successo, lo spot ha generato un bel po' di commenti, per cui andiamoli a leggere. Innanzitutto su Instagram c'è questo canale Back to the Future Memorabilia che commenta Grande Giove. Quindi se siete appassionati di Ritorno al Futuro e non conoscete questo canale, andatelo a vedere su Instagram, Back to the Future Memorabilia. E poi Vincenzo Salvia che dice, scommetto che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, insomma, è una battuta simpatica. E poi Mario Veltro che dice, appena un anno dopo Ritorno al Futuro, che spettacolo, sì, e non è a caso, cioè hanno cavalcato l'onda. E questo spot si riferisce in maniera evidente all'incipit del primo capitolo della saga di Ritorno al Futuro, che è visibile anche su YouTube, qui io l'ho recuperato, eccolo qua. Sì, anche la pubblicità, certo, no, la pubblicità non ve la faccio vedere, amici, perché non mi sembra il caso. Magari mettiamo anche in muto, aspettiamo un attimo, facciamo passare questo spotterello, skip ads, eccolo, vai. Allora? Basta? Allora? Torna di qua. Sto litigando con YouTube, ragazzi. È fantastico. Ma credo di aver capito anche il motivo. Va bene, dai, vai avanti. Vai. Togliti, cioè, pubblicità. Noi non vogliamo pubblicità di adesso, vogliamo pubblicità del passato. Eccolo, forse ce la faccio. Vabbè, scusate, vi siete persi un po' tutta la scena, eccola qua. Ce la posso fare oggi, Va bene. Ok. Ok. Quindi c'è un po' di... Scusate, ragazzi, sono perso un attimo. A posto. Andiamo avanti, dai. Prossimo. 1985 per Alfa Romeo Anna. Anche questo ha generato un bel po' di commenti, come sempre succede quando si parla di auto. Eccolo. Benvenuti in Alfa. Ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto, e inoltre avrete almeno 1 milione per l'usato. Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito alfista. Allora, c'è da dire, ci sono da dire un po' di cose su questa campagna, una campagna dell'84 che nasce per pubblicizzare questa vettura, che se voi andate su Wikipedia, Alfa Romeo Anna, trovate la pagina. Innanzitutto, e questa è la cosa interessante, che Anna è l'acronimo di Alfa Romeo Nissan Auto. Perché? Perché l'Arna fu una delle collaborazioni che l'Alfa Romeo fece con una società concorrente, la Nissan, che venne prodotta dall'83 all'87. E qui c'è un po' tutta la storia che va ulteriormente contestualizzata, perché l'Alfa Romeo ai tempi era di proprietà dell'IRI, quindi dello Stato. Quindi queste cose succedevano, anche la Fiat aveva fatto degli accordi con la Volkswagen, credo, non mi ricordo, però comunque insomma, ci sono state tante situazioni come questa in cui le società, le case automobilistiche collaboravano tra di loro, e questo era uno di quei casi. La campagna di lancio fu molto pesante, e con questo slogan Arna e sei subito alfista. Peccato che poi non ebbe il successo sperato. La vettura di per sé non aveva neanche il design tipico delle Alfa, che erano molto sportive, era una roba un po' diversa, e quindi la conseguenza è poi questa. Ivan Mantovan che dice, poi la Duna sarebbe stata brutta, e questa... E in effetti Duna e Anna hanno avuto un po' questo destino infausto di essere giudicate le auto più brutte degli anni 80. E Alessandro Bazzano commenta,
taggando una sua amica Valeria Giordano, l'arna letale. Quindi insomma capite che è un po' tutto giocato sulle prestazioni della vettura e sull'estetica. Poi ringrazio Andrea Lombardo, caro amico, che ci segnala che la voce del doppiatore del personaggio principale è Carlo Bonomi, che è scomparso quest'anno. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere lo speciale che ho realizzato, ahimè in fretta e furia, mentre ero in partenza per le ferie, su Carlo Bonomi, quando è scomparso quest'estate, per scoprire tutte le cose che Carlo Bonomi ha fatto nel corso degli anni 60, 70, 80. In particolare, naturalmente, nello speciale si riportano gli spot principali a cui lui ha prestato la voce negli anni 80. Marco Narcisi, che è un collaboratore di Spot 80 attivo, diciamo costantemente attivo, il pescatore è il nonno che apparirà nello spot Effident. Qui siamo un po' più nella fanzone proprio. Lo spot Effident degli anni 90, vi ricorda niente? I denti di mio nonno fanno le bollicine, e questo ve lo faccio vedere perché ce l'abbiamo naturalmente. I denti di mio nonno fanno le bollicine. Effident, 5 componenti attivi che puliscono a fondo la dentiera. Che bella invenzione questo Effident. Che bella invenzione, nonni. Effident, igiene e freschezza ogni giorno. E da oggi, per un messaggio forte e sicuro, Efferdent è anche pasta adesiva per dentiere. Quindi quello che diceva il buon Marco è che questo nonno qua, lui, è lo stesso attore che ha fatto il pescatore nello spot che abbiamo visto prima. Va bene, grazie a tutti, andiamo avanti, prossimo spot, e anche qui i commenti si sono sprecati. Dinamo 3, detersivo 88. Sai cosa succede quando tuo marito scopre il morbido pulito di Dinamo 3? Provalo! Dinamo 3, con più ammorbidente, trasforma un potente detersivo e un efficace ammorbidente in un unico prodotto per darti un pulito splendente e una morbidezza che si sente addosso. Provalo! Provalo! Dinamo 3, pulisce e ammorbidisce tutto in uno. Allora, andiamo a leggere un po' di commenti. Sempre Andrea Rasero dice, o Rasero, chiedo scusa se non so bene la pronuncia esatta, detersivo che utilizzava mia madre, io avevo 8 anni, usavo il fustino appoggiato in un carrellino di legno e lo scarrozzavo in casa come mio primo veicolo, ci avevo pure messo la targa, che ricordi? Credo che l'abbia fatto un po' tutti, cose come questa, qui tempi naturalmente, era molto divertente. Tony Puti, anche lui commentatore, visitatore abbastanza assiduo della pagina Facebook di Spot 80, quindi lo ringrazio per questo. Bellissimo spot, viva il pelo e viva la virilità. E su questo si è scatenato il putiferio. Ma c'è lo spizzichino che dice molto gay. Tony che risponde, per me no, non ci vedo nulla di sessuale. E Andrea, no no, con... allegata foto che ben definisce un po' la situazione descritta. Va bene, dai, si scherza. Prossimo spot per il 1988, Gricio? No, non è la gricia, è Grigio Perla Intimo, eccolo qua. I'm a fool to want you. To want you, to want a love that can't be true. Storie d'uomo, Grigio Perla, intimo e privato. Allora, è arrivato un commento da Fiammetta che dice: con il titolo Grigio Pirla ne fecero una parodia ai Broncovitz ad Avanzi su Rai 3. E questo c'è su YouTube, quindi l'ho recuperato da lì e vediamo uno di questi episodi. Eccolo. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. That's there, others
Molto bello, molto bello. Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma secondo me la donna, ecco questa qua, lei deve essere Carla Signoris, che è adesso la moglie di Maurizio Crozza, quindi siamo sempre nel giro. Va bene, con i commenti abbiamo finito, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di visitare www.spot80.tv per rivedere tutti gli spot dell'archivio di Spot 80 e seguiteci anche dalle pagine social e commentate, perché poi ci ritroviamo qui tra un mese per rileggere i vostri commenti. Naturalmente come sempre ai commenti si aggiunge anche la classifica dei 10 spot più visti nel mese appena trascorso, per cui andate a cercare anche il video che ho pubblicato assieme a, credo, l'intenzione è quella di pubblicarlo insieme, ma non so se ci riesco. Comunque andate a cercare il video della top 10, del top of the spot 80, come ho iniziato a chiamarlo da qualche tempo, e che è la classifica dei 10 spot più visti nel mese di ottobre 2022. Io sono Michele e vi aspetto qui su Spot 80. Ciao!